Welcome to the 5 Curiosity on Memes M8XDXD. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. L'effetto Streisand è un fenomeno per cui il tentativo di censurare una determinata informazione la fa invece schizzare da tutte le parti dell'internet. Il nome dell'effetto nasce quando Barbra Streisand citò in giudizio il fotografo Kenneth Heidemann e il sito Pictopia.com nel tentativo di limitare la diffusione di una fotografia aerea della sua villa in California. Il sito web di Heidemann ottenne un sacco di visite e Barbra Streisand se la prese in culo. Tutti sanno che i memes su Chuck Norris sono un'infinità. Del resto, Chuck Norris citò anche uno dei suddetti memes in un suo film, Mercenari 2. Quello che però pochi sanno è che i memes di Chuck Norris lo fecero intervistare dal Time, che lo denominò come online cult hero. Come si suol dire, Chuck Norris approved. Vi ricordate l'Harlem Shake? L'Harlem Shake era una tipologia di video che spopolava tra il 2013 e il 2014. Certo, coinvolse mezzo mondo, ma pochi sanno la sua origine. Infatti, ad inventare la nota tipologia di video fu lo youtuber asiatico Filthy Frank nel video Filthy Compilation 6, come spezzonizia di una serie di sketch divertenti e successivamente ricaricato in versione integrale il 2 febbraio 2013 sullo stesso canale. Se conoscete i memes, non potete non conoscere i Crazy Frog Bros, due bambini che ballano in modo improbabile una canzone di Crazy Frog. E se ora vi dicessi che 15 anni dopo l'hanno rifatto? Esatto, gli stessi bambini che nel 2001 ballavano quella canzone in quel modo, l'hanno rifatto 15 anni dopo. L'idea è geniale. Certo, c'è da dire che molti li considerano dei fake, non credendo che siano gli stessi bambini del 2001. Ma questo non mi ha dato sapere. E ora passiamo a un cult dei memes sul web. Parlo di Bad Luck Brian, il ragazzo cui va sempre tutto storto e che è sempre perseguitato dalla sfiga. Cosa vi posso dire che già non sapete su Bad Luck Brian? Beh, probabilmente non sapete che Bad Luck Brian ha un canale YouTube. Esatto, il ragazzo della foto ha un canale su YouTube. Damn, son, where'd you find this?